Un uomo di nome Luca, un timido e insicuro individuo che si era appena trasferito in una piccola città di provincia. Luca si sentiva solo e desiderava ardentemente trovare l'amore e l'intesa con qualcuno. Un giorno, mentre camminava per strada, incontrò una donna adorabile di nome Elena. Era bella, misteriosa e aveva un sorriso che poteva incantare chiunque l'avesse visto. Luca rimase istantaneamente affascinato da Elena e non riusciva a crederci quando iniziarono a frequentarsi. Era come se tutti i suoi sogni si stessero finalmente avverando. Elena sembrava sintonizzata sui desideri più reconditi di Luca, mostrandosi appassionata e coinvolgente in ogni aspetto della loro relazione. Tuttavia, passando del tempo insieme, Luca iniziò a notare qualcosa di strano. Elena sembrava sempre un passo avanti a lui, come se conoscesse i suoi pensieri prima ancora che venissero formulati. Mostrava una particolare attrazione verso i luoghi bui e malinconici, e spesso suggeriva lunghe passeggiate nei fitto bosco che circondava la città. Più Luca si innamorava di Elena, più si sentiva imbarazzato e impotente ad ammettere che qualcosa non andava. Era intrappolato in una spirale di incertezza e dipendenza. Elena sfruttava la sua debolezza, manipolandolo con abilità per portarlo sempre più lontano dalla luce della città. Una notte, durante una delle loro escursioni nella foresta, Luca si rese conto che le unghie lunghe e affilate di Elena non erano esattamente umane. Vide riflesso negli occhi di Elena una sete di sangue inconfondibile, e l'orrore prese possesso di lui mentre Elena si avvicinava con un sorriso smagliante e i suoi canini diventavano più appuntiti. In quel momento, Luca capì di essere il prossimo pasto di Elena. Rimase paralizzato dalla paura mentre lei lo afferrava e lo trascinava nel cuore oscuro del bosco. I suoi amici e familiari lo cercarono disperatamente per giorni, senza riuscire a trovare alcuna traccia di lui. Il sussurro di una leggenda locale affermava che in passato una donna seducente e affascinante si sarebbe imbattuta nella foresta per nutrirsi dei cuori solitari che cercavano affetto. Pare che Elena fosse l'incarnazione di quella donna. Elena continuò la sua ricerca di anime perse da divorare, lasciando dietro di sé un sentiero di terrore e sangue. La sua presenza divenne una minaccia perpetua per gli abitanti della piccola città, che cercavano disperatamente un modo per sconfiggerla. In una tranquilla cittadina, c'era una ragazza di nome Jessie. Era una ragazza affascinante e amata da molti, ma nascondeva un oscuro segreto. Jessie era afflitta da una maledizione che la trasformava in una creatura spaventosa e violenta. Solo durante le notti di luna piena, la sua trasformazione si manifestava. Il suo ragazzo George era ignaro di questa maledizione. Lui amava Jessie più di qualsiasi altra cosa al mondo e ogni sera la incontrava in un vicolo buio, dove si scambiavano dolci parole d'amore. Erano profondamente innamorati e sembravano destinati a vivere una vita felice insieme. Una notte, durante una di questi incontri segreti, la luna brilla intensamente nel cielo. Senza preavviso, Jessie inizia a tremare e il suo corpo comincia a contorcersi. Alla paura, George tenta di afferrarla per cercare di capire cosa stia succedendo, ma la ragazza finalmente si libera dalla sua presa e si trasforma in una creatura dalle sembianze demoniache. La creatura strappa via i vestiti strappandoli con le sue artigli affilati e, con uno sguardo pieno di odio, si avventa su George. Gridando di terrore, George cerca di difendersi ma Jessie, nella sua forma demoniaca, è troppo potente per lui. Tra artigli taglienti, denti affilati e movimenti rapidi e sinistri, Jessie uccide cruelmente il suo amato George. La mattina seguente, la tragedia colpisce gli abitanti della città. Quando la notizia della scomparsa di George raggiunge Jessie, la sua innocenza fingendo un cuore infranto. Era difficile credere che la dolce ragazza che avevano conosciuto avesse fatto del male a qualcuno. Tuttavia, qualcosa nel suo sguardo inquietante faceva accendere nell'animo di tutti un'oscura sospensione. Man mano che passò il tempo, divenne evidente che Jessie era coinvolta in modi inimmaginabili. Alcuni vicini raccontarono di averla vista girarsi per le strade sempre durante le notti di luna piena, sempre da sola. Altri affermarono di sentire urla provenire dal suo appartamento, urli che sembravano provenire da un'altra dimensione. La città viveva con il terrore e la tensione che qualcosa di antico e malefico incuteva loro. Jessie, nel frattempo, continuava la sua spirale di orrore, incapace di controllare la sua trasformazione e la scia di sangue che lasciava dietro di sé.
I cittadini, finalmente, decisero di mettere fine al loro incubo. Organizzarono una caccia a Jesse durante la notte di luna piena successiva, armati di tutto ciò che potessero trovare. La rabbia e la paura si mescolavano nella loro determinazione di fermare quella creatura feroce, ma la trasformazione di Jesse fu ancora più orripilante quella notte. Assumendo un aspetto demoniaco ancora più malvagio e mostruoso, si liberò della folla inorridita che cercava di catturarla. Con un grido di rabbia, Jesse si incamminò verso la foresta circostante, scomparendo nella notte. Da allora, non si è più sentito nulla di Jesse. La gente della città ha iniziato a chiamarla la bestia della luna, e ogni tanto ci sono racconti spaventosi di strane sparizioni e omicidi misteriosi che si verificano nella stessa notte di luna piena. La storia di Jesse è passata alla leggenda urbana e, anche se non si sa se sia ancora viva o morta, è incancellabile dalla memoria dei cittadini. Jesse, l'ex ragazza innocente, si è trasformata in qualcosa di molto più oscuro e pericoloso di quanto chiunque avrebbe mai immaginato. C'era una volta una giovane ragazza di nome Rachel. Era bellissima e dolce, ma aveva un oscuro segreto che nascondeva al mondo. Era stata maledetta da una strega malvagia molti anni prima, e quando il sole tramontava, Rachel si trasformava in un orribile demone. Di giorno, Rachel viveva una vita normale, cercando di dimenticare la sua maledizione e sperando che nessuno scoprisse il suo oscuro destino. Aveva pochi veri amici a causa dei timori e delle preoccupazioni che la maledizione portava con sé. Una notte, mentre Rachel dormiva nel suo letto, il suo corpo cominciò a vibrare. Nel centro della stanza, un vortice mistico si aprì, liberando un'ondata di oscurità. Rachel si risvegliò in preda al panico mentre la sua trasformazione iniziava. La sua pelle divenne pallida e cadaverica, gli occhi diventarono rossi e luminosi, e dalle sue labbra spuntarono lunghe zanne affilate. La creatura che una volta era Rachel spiccò il volo attraverso la finestra, scatenando una serie di urla e terrore nelle persone che incontrò durante la sua discesa nelle strade desolate della città. I cittadini erano sgomenti, terrorizzati dalla mostruosità che avvolgeva la giovane ragazza. La notte stessa, molti innocenti furono divorati dal demone inumano che si celava dietro i suoi occhi riversi di malvagità. Nessuno osava avvicinarsi alla creatura alata, ma un giovane coraggioso di nome Peter, innamorato della vera Rachel, decise di scoprire come spezzare la maledizione. Raccoglieva le informazioni necessarie e si mise in cammino verso una vecchia strega residente nella foresta proibita. Dopo una lunga e pericolosa ricerca, Peter riuscì finalmente a trovare la strega, una donna decrepita con una magia potente. Accettò di aiutare Peter a invertire la maledizione, ma avrebbe dovuto affrontare una serie di prove per dimostrare il suo coraggio e la sua determinazione. Dopo aver superato ogni prova, Peter ottenne il suo desiderio. La strega utilizzò tutto il suo potere per rompere la maledizione che tormentava Rachel. Ma questo non era il loro lieto fine. Quando finalmente Rachel si svegliò dopo la sua ultima notte da demone, non ricordava nulla.